All Over Sicily oggi vi porta a Scicli, una delle località più suggestive della Val di Noto e della Sicilia sudorientale. Distrutta in gran parte dal tremendo terremoto del 1693, rinacque dalle macerie in chiave barocca ed oggi è caratterizzata da edifici settecenteschi. Ed è grazie al barocco siciliano che nel 2002 è entrata a far parte della lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Continua così il nostro viaggio alla scoperta delle tradizioni e del folklore siciliano. Qui a Scicli, a segnare l'inizio della primavera e la fine dell'inverno, è la storica cavalcata di San Giuseppe, dove ancora una volta fede e folklore si uniscono, dando vita ad una rappresentazione unica nel suo genere. Originariamente la cavalcata era organizzata da famiglie contadine per propiziare il raccolto. Successivamente acquisisce un valore simbolico cristiano, diventando così l'emblema da parte della popolazione sciclitana della devozione a San Giuseppe. A caratterizzare l'evento le spettacolari bardature dei cavalli, il cui tema centrale ricorrente è la fuga in Egitto. Un lavoro minuzioso e certosino e in cui, non nascondiamolo, la competizione tra i gruppi partecipanti renderà il risultato finale ancora più spettacolare. A differenza di un tempo, oggi le bardature vengono realizzate con gomma piuma, che successivamente verrà decorata con la cosiddetta viola ciocca, un fiore primaverile tipico di queste zone che rappresenta la vita che rinasce. Ad arricchire ancora di più la bardatura, i cosiddetti ciaccari, fasce di ampelodesimo che cavalieri e la gente del posto accendeva al passare della Santa Famiglia. Lo spettacolo che appare agli occhi al lavoro ultimato ha dell'incredibile. I cavalli bardati sfilano per le vie della città, ad accompagnarli i cavalieri con indosso i vestiti della tradizione contadina siciliana. E diciamo che la bardatura rappresenta la Sacra Famiglia nel contesto barocco sciclitano. Dopo tanta fatica, orgogliosi. Sì, finalmente è arrivata la serata dopo tanto lavoro e siamo soddisfatti. Negli anni la manifestazione è mutata, dovendosi adattare ai cambiamenti ambientali della città. Non esistono più gli enormi falò che venivano accesi al passare della Sacra Famiglia, ma è stato dato più colore al folklore organizzando delle vere e proprie gare tra gruppi di bardatori con tanto di giuria pronta a premiare la bardatura migliore. Termina qui anche questo nostro viaggio. L'Over Sicily vi invita ancora una volta a visitare questi luoghi e vivere in prima persona queste tradizioni. Ne rimarrete entusiasti. Non mi resta dunque che darvi appuntamento al prossimo itinerario. Arrivederci.